Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui presento una nuova decklist dopo molto tempo che avevo già anticipato sulla pagina Facebook, il cui link è in descrizione, e anche sulle descrizioni del mio canale YouTube. Posto la decklist del Tour Tengu Plant, però in una versione un po' particolare, ossia unito alle mani, ghiaccio di fuoco e a Denko Sekka, che è una carta veramente molto ma molto forte. Diciamo che vorrei chiamare questo mazzo un prototipo, quindi Tour Tengu Plant 1.0, perché penso che abbia bisogno di alcune migliorie, quindi di essere modificato in alcune parti. Però vabbè, ora postiamolo in questa maniera, poi vedremo in futuro se caricare la decklist aggiornata. Ovviamente voglio precisare che non è un mazzo T1, ovviamente non lo è. Perché contro Burning Abyss, ad esempio, succhia parecchio anche contro Clifford e roba varia, però è stato realizzato in modo tale da riuscire a vincere qualche partita, diciamo così. Però più di tanto non può fare. Non è che ora mettete dislike e cazzo sto coso non vince contro Clifford. E grazie, non è un mazzo da meta, non riesce a reggere, vabbè. Passiamo all'analisi del mazzo piuttosto. Quindi, tre Tengu che sono entrati. Sono andati a 3 con questa Banned, doppio Blossom, Dandelion, Bulbo. Ne ho anche uno da vendere, quindi se siete interessati, contattatemi in MP. E una spora per il reparto pianta. Poi doppia Tour. Qui nel side vedete un'altra Tour e uno Skarm, perché ero indeciso appunto se giocare 3 Tour o uno Skarm. Però per i vari test che ho fatto, ho preferito giocarne 2. Poi, come già anticipato, in un certo senso, due Ice Hand e due Fire Hand, che sono abbastanza forti, devo dire, e un Debris Dragon, BLS, vabbè cazzo, un ragazzo, scusate la parolaccia, un ragazzo con 3000 d'attacco, ti può bannare un mostro, può attaccare 2 volte, vai così. Rayo rompe praticamente le palle, le rompe ed è molto molto forte. Kaius, ora dite che cavolo è una carta lenta 2004, vuole un tributo. Sì, può essere una carta lenta, però può anche ribaltare le partite. Diciamo che ho avuto molte difficoltà contro le Vanity. Quindi Kaius, in un certo senso, può fare in modo anche di levarle davanti, ecco. E vabbè, oltre a Vanity può anche spaccare altre carte, rimuovere altre carte, scusate. Vabbè, capite. Poi End Trap, un Veiler e due Maxi. E come già detto anche prima, due Denko Sekka che sono veramente delle carte forti. Per le magie abbiamo un Book anche contro Winda. Foolish. Mind Control e Snatch Steal. Mostruosa Snatch Steal. Soul Charge, penso che sia un preborn per Synchro. Scapegoat, utile per evitare OTK, ossia di essere ammazzati in un turno. Scusate per come l'ho detto. E anche utile per sincro evocare. One for one, e one for one, una si chiama così, quindi ne puoi giocare solo una. Vabbè, sparatemi dopo questa. Dichotomy, purtroppo Avaris sta dove sta, arrangiamoci con questa. Doppio Typhoon, qua nel side vedete il terzo. Vabbè, l'ho messo a due. E poi per le trappole abbiamo doppia Prison, doppia Fiendish Chain. Qui in side vedete la Breath Flow Skill, però ho optato più per questa. E Bottomless, Compulsory e Solemn Warning. Diciamo che in questa lista, cioè in questo mazzo ci verrei anche bene. Ci vedrei anche bene un Time Space Trap Hall, che è molto ma molto forte. E qua nel side vedete anche il, vabbè, il Raigeki e Blaster. Non so se giocare proprio a 41 carte e metterci Blaster. Però poi dovrei aggiungere anche la Flamveil Guard, penso. E penso di elaborare più in là forse una lista Dragon Ruler Plant. Poi vedrò. E anche Tempest, più o meno lo stesso motivo, diciamo. Per l'extra abbiamo Armades, Black Rose, e devo dire che per fare l'extra ho avuto un po' di difficoltà, forse la parte peggiore della decklist, perché è stato un po' complicato farlo. Imson Blader, vabbè, ci sta,
ci sta assolutamente, alcune carte ci stanno a pennello. Dark Strike Fighter, doppia formula Synchron. L'Iron Chain Dragon è la carta più incerta da giocare, perché se fai immaginare a Burning Abyss, Shaddle, lo aiuti parecchio. Però diciamo che anche target di cioè il Maxi e target di Debris, quindi 4-2-6, ci facciamo un 2-5. Poi Scrap Dragon, Shooting Star Dragon, Stardust, Librarian, il tizio dal nome impronunciabile, Levier 101 e Zelmanes. Qui vedete nelle carte che ho ricercato un Alucard, contrario Dracula, lol. E diciamo che non riesco a trovare spazio. Ho indeciso se togliere proprio Zelmanes per Alucard, però alla fine ho detto se inizi di tour, proprio se la mano ti fa schifo, di solito ci metti Zelmanes e vabbè, ho voluto lasciare Zelmanes, poi vedete voi come giocarlo. Ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, datemi qui sotto nei commenti consigli per migliorare la decklist, se avete qualche domanda scrivete tranquillamente qui sotto e prossimi video, come già anticipato sempre sulla pagina Facebook e nella discussione YouTube, farò Chaos Agent, finalmente i miei agent che diciamo reggono abbastanza, sono fiero di come li costruisco, ecco, e apertura del box del castello volante delle due torri, magari più avanti affronterò un video magari insieme anche a Natty, StoryX, per sto fatto, Yugi, Force of Will, le disiscrizioni e roba varia. Vabbè, non insultate, cioè sei un nabbo che giochi sta decklist di merda. Ho voluto farla, poi i pareri vostri, vabbè. Quindi lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Arrivederci al prossimo video.